dice anche di che comune è la carica. Secondo lei, quali sono effettivamente i problemi che incontrano le donne ad assumere l'incarico di sindaco o di amministratore? La domanda è propriamente posta perché io non sono un sindaco, il sindaco del mio comune l'ho visto, è seduto, è più giovane di me e non ha avuto problemi a essere eletta. Io sono consigliere di opposizione, ho fatto la mia corsa, sono anche assessore provinciale, al consiglio comune di Rovolon e sono qua in veste di consigliere comunale di opposizione. I problemi che le donne incontrano, mi pare che oggi ci sia una certa apertura e anche un certo successo, prima ho visto il sindaco per esempio di Montagnana. E sicuramente le donne in politica in senso lato incontrano il problema del conciliare l'attività lavorativa, l'attività di famiglia con l'attività politica e quindi nei momenti in cui c'è una contrazione sono dei soggetti deboli, così come succede nel lavoro. E per quanto riguarda poi la scelta, direi che oggi comunque c'è una certa apertura per le donne sindaco, quindi non mi lamenterei, ecco, oggi come oggi. Grazie. Grazie, allora Paolo Fortina.